Grazie, Chiudete i microfoni per piacere, grazie. Chiudete tutti i microfoni, grazie. Dai, sono tutti chiusi. Buon pomeriggio a tutti, good afternoon and welcome everybody. Sono Pietro Marcaccio del Consiglio Direttivo e sono il coordinatore di questo evento. L'importanza della normazione del PNR per l'introduzione del PNR, organizzato dall'Associazione di Qualità Comuni con il patrocinio del World Council for Quality, di Fidecog, UNI e DASA Register. Oggi questo workshop era stato programmato solo per i soci all'inizio della nostra associazione, ma visto e considerato che abbiamo l'opportunità di avere qui alcuni dei maggiori esperti mondiali e italiani per quello che riguarda la qualità nei comuni e nei governi locali, abbiamo pensato di dare l'opportunità a tutti di potersi collegare. Quindi questi esperti ci mostreranno come la normativa può diventare uno strumento molto importante per la gestione delle risorse europee destinate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, soprattutto correlandole agli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU per la realizzazione dello sviluppo sostenibile. E chiedo a tutti gentilmente di tenere telecamere e microfoni spenti per una questione di collegamento. Le domande le riserviamo tutte quante alla fine, alla fine dell'intervento dei relatori. Ringrazio sentitamente tutti, a cominciare, tutti quanti a vario titolo hanno dato, un contributo alla realizzazione di questo evento, a cominciare dai relatori. Soprattutto un saluto particolare ai relatori che parlano da lontano, e lascio la parola per i saluti di rito perché le cose sono tante da dire e il tempo è limitato. Quindi lascio subito la parola, all'assessore del comune di Rescaldina che ci ospita, ricordando che l'evento viene svolto sia in presenza che da remoto. Ci scusiamo in anticipo per alcuni inconvenienti, se si verificasse qualche inconveniente, che speriamo di no. Naturalmente, noi con le nostre piccole risorse abbiamo fatto questo. Ricordiamoci che era pensato solo per i nostri soci. Una registrazione. Ok. Comunico che siamo in registrazione, quindi se qualcuno ha qualche problema, sappia che l'evento è registrato. Tengo a precisare che alcuni interventi saranno in inglese e non abbiamo la traduzione naturalmente. Spero col poco inglese che sappiamo, siccome parlano molto bene, questi si capirà molto bene quello che dobbiamo capire, specialmente parlando di pubblica amministrazione. I relatori capiscono benissimo quello che noi diciamo, anche perché lo spagnolo è molto vicino, l'italiano è molto vicino allo spagnolo, e anche sia il presidente Carlos sia il presidente Bob, Carlos perché è spagnolo, Bob perché conosce lo spagnolo. Quindi adesso cominciamo con l'assessore, e a seguire ci sarà il presidente dell'Associazione Qualità Comuni e a seguire ancora il presidente del Consiglio Direttivo. Dopodiché entreremo nel vivo dell'evento. Prego, assessore. Allora, buongiorno a tutti, io sono Gianluca Crugnola, sono assessore del Comune di Rescaldina con varie deleghe, tra cui quella alla semplificazione e qualità. E quindi sono contento oggi di poter ospitare questo evento e del fatto che Rescaldina possa appunto essere tra coloro che partecipano a questo workshop e che hanno la possibilità di far parte di questa associazione. Chiaramente sulla qualità il discorso è molto ampio e per il nostro comune, diciamo, è sempre in discesa perché grazie anche al lavoro di Angelo riusciamo sempre ad avere un punto fisso e centrale in tutte le azioni amministrative.
però è chiaro che anche la parte politica deve fare la propria parte, e infatti ho avuto modo di partecipare anche alle ultime operazioni nei 2 anni in cui appunto ho rivestito il ruolo di assessore, e quindi mi fa molto piacere riuscire anche a constatare proprio con mano l'importanza del mettere in campo delle azioni in merito alla qualità e in merito al coordinamento anche tra comuni, tra diverse realtà che possano confrontarsi tra di loro e cercare sempre di migliorare. Quindi grazie per questa opportunità e benvenuti a tutti in Rescaldina. Buongiorno a tutti, sono Fabio Quadri, presidente dell'Associazione Qualità Comuni. Sono veramente molto lieto di poter presentare questo workshop che abbiamo organizzato anche onestamente in poco tempo, unendolo all'assemblea dei soci che ci ha preceduto. L'Associazione Qualità Comuni è un'associazione di enti locali, soprattutto, che vuole propagandare, diciamo così, la qualità appunto all'interno degli enti, nonché l'ottenimento della certificazione. Noi crediamo che soprattutto in questo periodo dove il Covid ha franato molto e ha ostacolato anche le attività delle pubbliche amministrazioni, i comuni certificati abbiano comunque avuto una marcia in più grazie all'organizzazione che hanno raggiunto proprio per l'obiettivo della qualità e abbiano superato con più facilità le problematiche sorte e causate dal Covid. Lo scopo della nostra associazione è proprio quello di diffondere la cultura della qualità appunto a livello soprattutto italiano, perché noi siamo un'associazione italiana, ma collaboriamo anche con realtà straniere, con organismi molto importanti sia nazionali che sovranazionali e anche con le università. Il nostro compito è quello soprattutto di formare i dipendenti pubblici organizzando anche corsi periodici, convegni quando è possibile, workshop come in questo caso. Non voglio dilungarmi oltre perché dopo di me parleranno tecnici che sicuramente interverranno nel dettaglio, ma l'oggetto di questo workshop, ovvero l'introduzione del PNRR, è di massima attualità e crediamo che la certificazione, i comuni certificati, anche in questo caso saranno vantaggiati nel portare avanti questo progetto. Adesso lascio la parola al presidente del consiglio direttivo dell'associazione. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti. Sarà brevissimo per lasciare spazio agli interventi delle persone non invitate. Ringrazio Bob Alisic, ringrazio Carlos. Thank you very much. Coordinerà il lavoro Pietro e buon lavoro a tutti. Ok, allora riprendo la parola comunicando che il direttore dell'Uni Ruggero Renzi farà un intervento più tardi perché adesso è in volo per arrivare in Italia. Quindi adesso passo la parola al presidente del World Council for Quality in Local Governments, Bob Alisic. Io credo che questa sia veramente un ottimo momento per vedere quello che succede nel mondo. Bob, good afternoon again, and I leave you the role of a speaker. Io lo possiamo dare? Thank you, Pietro. I like to have my slides, if possible. Sì, sì, sì.
Just a moment. Okay. You see it on your screens? Okay. Perfect. Very well. Technology is helping us as well without presence of Murphy and his family. Yes, that's marvelous. It is my great pleasure that I have possibility to share some short messages with all participants of this conference. It is also my honor to be there, to be present, and with welcome to all participants. Just a few things to show. First, what is World Council for Quality in Local Government? And the simplest way to share this with you is just to put on screen the mission, the reason why this organization is existing, and the vision, very often a beautiful dream of the future we hope to achieve in a certain time, certain moment. And let's go back to the mission. The mission is to help municipalities to serve the most important shareholders they have, and their citizens, to help citizens in their daily life to improve the life of the citizens. That's in fact our mission. We have to help municipalities to do their job in the best possible way. And vision is, we would like as a World Council for Quality to be recognized and acknowledged for making a difference in the way how municipalities are achieving their dreams and their objectives. Objectives to improve the society in the world, to save our earth as well, and especially in situation of today, to help people to survive in this struggle with COVID-19. So that's in very simple word what we are aiming for. What is World Council of Quality using? We are to do this, we are also using the recognition. It is a recognition of level of reliability local government have achieved. And we know four levels of reliability: bronze, silver, gold, and platinum. And it is a climbing principle, steps ahead. The first level is just starting. And to underline something what's extremely important, the recognition is based on ISO 18091:2019 international standard, and that standard has connection with 19 sustainable goals of United Nations Agenda 2030. And that's the beauty of the standard, because this connection is helping municipalities to measure their current performance, to put the objectives for the year, 2 years, 3 years to come in relation with these 17 sustainable goals, and build and improve their processes according with their objectives. So that is, we hope, helping municipalities to improve their performance, to improve the services, to increase satisfaction of the citizens about their services. So the first level is starting level. It is showing commitment to this 17 sustainable goals, and it is
starting with application of this standard 18091. The second level, silver, then the quality system should be introduced and implemented at least in a part of the organization. Yeah. But there is something more, also extremely important, one or other form of citizen observation system should be in place. The performance of a government, of a local government, should be monitored and evaluated by citizens. And that's extremely important in this situation. Third level is a gold, and then we expect to see really systematic improvement in application of this sustainable goal, and we expect to see quality system be implemented over the whole organization in all processes, in all secretaries, of how you may call it in your case. And the highest level of reliability, Platina, is really showing maturity of use of a quality system and showing also wide implementation and improvement based on facts of the this process of achieving results with these 17 sustainable goals of agenda of United Nations. And finally, just to mention some differences between what this ISO standard 80091-2011 version is and is not. Yeah. Let's start first with the right side. What is it not? It is not a magic wand. I like to be magician and to be able to make things possible, not being possible in a normal life, but still I haven't found the right course. ISO 80091 is also not an approach seen in another municipality just to copy to your own municipality, because each municipality is different. The small one in the big city consists out of 12 villages and dealing with a problem of transportation of ambulances between 12 villages in the mountains or just in a city where everything is around. It is also not a collection of clear recipes on how to govern municipality in a situation of crisis like today, because each municipality needs their own recipes. It is also not a vaccine against Mr. Murphy and his family. It is also not an approach that could be just simply implemented in 6 months. You need time, you need effort, you need energy to do this. It is also not an approach where a major could delegate leadership for this project to somebody else. It is his job. And that's proven very clearly in the cases when municipality achieved one of these level of recognition, especially if we are speaking about gold level of recognition like Boca de Rio in Mexico. It is also not a project to fully outsource to a team of external consultants. I am one of consultants as well in my profession, so I may say this. You have to do it on your own with support from external consultants. You can hire them for the things you do not have, you do not know at this moment, but it is your show, it is your job. What is it? Well, it is excellent tool to support development. It is tool to increase the satisfaction of the citizen and also other stakeholders, because they are also there.
visitors, companies working in your municipality, or other. It is guide. It is a guide giving you suggestion how to do things. It is also a very important mirror to support internal reflection, to look into the mirror, how are we doing our jobs, our processes. And it is very good, it is perfect way to combine internal audit with external feedback from citizen observatories. It is a kind of compass to guide municipality toward improvement, and it is approach for improvement of selection and use of information, real facts versus fake information. The last one is extremely critical in a time of today, in a time of this pandemic and COVID. This is what I was preparing to tell you this afternoon about workouts and of quality, and about this excellent international standard to help municipalities. Thank you for your attention. Thank you very much, Bob. It was very clear, and now I think that it is a very, very good thing. Se io posso riassumere quanto è stato detto dal presidente Alisic, io credo che ha introdotto molto bene quelle che sono le problematiche della gestione. Cioè, noi necessitiamo una di gestire bene le cose, e tutto è fatto per il benessere dei cittadini e soprattutto degli stakeholders. E sono state dette parole molto importanti, tipo la misurare, monitorare, e anche la cosa molto, molto attuale, il fatto dei cittadini, che i cittadini possano controllare tutto quello che viene fatto. Quindi misurare le prestazioni, monitorare, e tutto questo richiede tempo, richiede sforzi, richiede energia. Di questo stavamo parlando anche noi qui prima nell'assemblea. È indubbio che tutte queste cose sono importantissime, anche perché questo tipo di norma ci permette di realizzare e di collegarci agli obiettivi importantissimi dell'ONU, e quindi per la nostra gestione è determinante avere uno strumento che possa aiutarci. Adesso la parola passa al presidente Carlos Gadsden, che è il presidente della Fondazione Internazionale per lo Sviluppo dei Governi Sostenibili, FIDEGOC. Now, thank you again, Bob. Carlos, are you here? Yes, I am here. Okay. Thank you very much. We give you the okay, you can start. Thank you very much. Well, it's a pleasure to be with you. I'm Carlos Gazin, international project leader of ISO 18091 2019, and well, just I want to talk some brief words in relation with what are the requirements to implement ISO 18091 after the words of Bob Alisic. Bob Alisic explained a little bit how it works. Let me introduce some another things to be taken in account in this process. I try to. Okay. Let me
Great. Well, yes. ISO 18091 is a roadmap in relation with the sustainability of the development goals. And let me say that there is something which is beyond transparency and efficiency. I will try to put in Italian yes, language, okay. just to be more understandable. Well, beyond there is intelligence and passion. Beyond transparency, there is something. Beyond transparency is intelligence and effort to discover the truth, which make us free. And free is the purpose of confidence, reliability. It is necessary. It is necessary to have freedom to see the truth, and intelligence and effort to design a common future. Slaves do not design the future. Recovery, it's a very important thing to design the future. And for this reason, we need to be in truth, constructing the future. Beyond efficiency, is the passion of doing what we cannot stop doing. Beyond transparency and efficiency, there is building of reliability. Building reliability requires intelligence and effort, truth and passion. The ISO 18091 was made to build reliability in government, citizens, and ourselves. This is for the brave and ingenious, for the passionate of public good. Truth, it is the only thing that builds reliability. To build reliability, we need all of our intelligence and our will. It is indispensable to do it within the truth and with the truth. These are the requirements. And we urgently need reliable governments. For that, we need reliable citizens. And well, I want to introduce a very clear example of a mayor who implemented ISO 18091 in its own municipality. This is the case of Boca del Río, Veracruz. His mayor, Humberto Alonso Morelli, who for 2 years and a half implemented ISO 18091. And he has a message for all of you. Please, could you share to us
the video that he sent? Yes, of course. Please. Just a moment. Dobbiamo riprenderci noi cose. Just a moment, we take the role of... Ok, Andy, eccolo qua. Qui, aspetta un attimo, aspetta prima di partire. Adesso, guardate bene questo video. Questo è veramente... siamo veramente contenti di avere questo contributo del sindaco di Boca del Rio, che tra l'altro discende da emigrati italiani e ama molto l'Italia. Adesso sentite attentamente. Parla in italiano. È un onore per me partecipare a questo forum, perché ci sono tre componenti molto importanti. Innanzitutto, ci sia un evento italiano, perché si collega alla mia famiglia. Sono nato in Messico, ma mia madre è nata e ha vissuto in Italia per molti anni. Mio nonno è stato praticamente tutta la sua vita e mi ha diventato molti ricordi e aneddoti della sua cultura. E molto in questo paese, molto presente nella mia vita. L'altra ragione è il tema del vostro evento, il tema della qualità, un paese, della situazione locale. E l'ultima che condividiamo noi, che lavoriamo nel servizio pubblico, nella funzione del servizio pubblico e per lasciare un'impronta nella città che governa. Sarò molto breve e vi dirò qual è la nostra audienza, i vantaggi di essere riconosciuti della norma ISO 18091 del 2019. Uno è che ci mette sul mappa a livello internazionale. Questo mi porta qui, mi ha portato a Forum of Madrid con gli Stati Uniti per un livello l'esperienza del governo di Boca del Rio e scambiare idee con grandi. Un altro è che ci guida, che ci segna un percorso molto specifico di come le cose dovremmo fare, una lezione del futuro, perché si basa sugli obiettivi di sviluppo sostenibile della Nazione Unita e ci aiuta a orientare nostre politiche di governo verso questi temi, una necessità in questa epoca come il cambiamento climatico, risparmio, lo standard ISO che ha dato il know-how per fare la cosa bene e soprattutto per essere un governo affidabile in un paese come Messico che ha una fortissima crisi di credibilità del governo, del tributo della fiducia assume valore enorme. Ho deciso di ottenere la certificazione ISO normale perché volevo un governo mirato all'efficienza, all'uguaglianza. È stata la migliore decisione che ho preso nell'amministrazione che spero lasciare. Indudabilmente c'è stata una prima dopo l'ISO e si vede notando i funzionari, osserva il gruppo di lavoro e particolarmente evidente dopo la pandemia e era molto chiaro che Boca del Rio era un passo avanti rispetto ad altri comuni messi. C'è stata una resistenza tra governo e cittadini che ha portato a un'impressionante rivoluzione. Non sto a dire che l'economia sia migliore prima della pandemia, ma vi dico che durante il Covid-19 è ferito un numero significativo di imprenditori e più di 20 aziende in media di tensione e tante familiare e carattere internazionale e per un comune di appena 140.000 abitanti è una segnale di salute economica. Tuttavia, la cosa più importante della prima e del dopo aver lavorato
stranissimo e che viene non tanto dai cittadini che vivono e abitano e amano la città e che beneficiano di un governo responsabile, operoso, onesto e degno di fiducia. Grazie mille per il vostro tempo. Yeah. Thank you, Carlos. Just to finish, moment, in this moment, the team of the mayor and the mayor are present in the same forum, and I want to point it out. That the government of Peru, in the person of Doni Chumpitas, digital government of Peru, is present right now here in this forum. Why? Because they are working with 11 regional governments of Peru. ISO 18091 is a tool to work the different levels of government in order to cooperate for quality. For this reason, I think the effort that you are doing in Italy could be very useful for the local government and for the nation itself. The same experience we had with nearly 5,500 municipal government of Brazil. And in the next week, we will be working with the presidents of Argentina. They are going to be here in Mexico talking about that. For this reason, with this experience, I encourage to all of you to explore this standard in your own local governments. ISO 18091 is a new vision of how quality can be improved in any local government in the world. Thank you very much. It's a pleasure to be with you. Thank you, Pietro, and thank you for all your colleagues. Thank you, Carlos. Thank you to you, and especially to the mayor of Boca del Rio, because it was an excellent speech. Because we could understand the efforts and also what is what the ISO 8091, if well applied, can give to us. And I think that also in Italy we are doing something. We hope to do more. So therefore, thank you very much. And grazie al sindaco di Boca del Rio in italiano, because perché lui può capire, ecco. E, devo dire che adesso con Carlos è stato introdotto proprio una norma, è stato parlato specificatamente di una norma che aveva già introdotto Bob. Questo è il cammino, proprio ci porta al vivo anche delle nostre relazioni italiane fatte dal da noi. La ISO 18091 è un ottimo sistema di gestione e serve per applicare la ISO 9001 nei governi locali. Quindi per i governi locali è un'opportunità da non perdere, anche perché, poi come vedremo meglio, la ISO 18091 ha un allegato che collega gli indicatori che è collegato con gli indicatori delle Nazioni Unite, con i 17 indicatori. Quindi si possono monitorare, e la cosa importante anche di questa norma, le norme non è che sono solo fine a se stessi e dicono solo oltre alle regole, dicono anche altre cose. Noi qui abbiamo parlato specialmente nella pubblica amministrazione, abbiamo sentito parlare di affidabilità. Affidabilità non solo dei governi, ma anche dei cittadini, perché sono i cittadini che formano i governi. Abbiamo sentito parlare di verità, abbiamo sentito parlare prima di trasparenza e di una cosa che forse è stata persa, la passione. Infatti noi prima parlavamo sempre, stavamo tutti quanti parlando anche nella nostra assemblea, la passione.
Cioè qui praticamente, diceva prima il presidente del consiglio direttivo, non c'è più nessuno che vuole impegnarsi pubblicamente. È difficile trovare anche il presidente di una bocciofila. Ecco, noi dobbiamo riscoprire anche queste cose, la passione, perché queste sono norme che vanno applicate. E è stato parlato anche di un'altra cosa, di leadership. È importante che ci sia questa leadership, perché la leadership non può essere delegata, diceva prima addirittura Bob. E vedete, tutti questi discorsi ci portano a dire che le norme non sono delle cose burocratiche, se applicate bene sono delle cose che ci fanno far bene il nostro lavoro per il bene comune. Adesso io darei la parola, visto e considerato che qui il tempo passa senza accorgersene, perché devo dire siamo dilettati, adesso passiamo al Cristiana Panzeri, che è project leader di Pascal Gov 2030, lead auditor di AQC, che ci parlerà di un portale web per favorire il processo di autovalutazione delle PA attraverso i 39 indicatori previsti dalla ISO 18091. Cristiana, a te. Posso condividere con te? Grazie, sì, c'è una presentazione. Sì, esatto. Grazie. Allora, come posso? Sì? Ok. Così la mettiamo. No, volevo metterla proprio in visione presentazione. Si può fare? Sì, si può fare. No, se no fa niente, va bene. No, si può fare. Questo è LibreOffice, tra l'altro. Non è... Ah, ok. È la meglio. No, non ha importanza. Non ha importanza, va bene anche così. Non importa. Allora, intanto buon pomeriggio a tutti. Io vi parlerò brevemente di questa esperienza, di questo progetto Pascal Gov 2030, che è appunto un portale web che abbiamo pensato potesse essere utile proprio per favorire questo processo di autovalutazione attraverso i 39 indicatori previsti dalla 18091. Allora, come è nato questo progetto? Il progetto appunto è nato su idea del gruppo Pascal Gov ed è stato sviluppato con il patrocinio dell'Associazione Qualità Comuni. Il progetto inoltre ha ricevuto anche il diploma di merito al Forum PA del 2019, proprio ricevendo questo premio PA Sostenibile 100 progetti per raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030, proprio appunto per questa sua peculiarità, diciamo, di appunto, come tutti gli strumenti, aiutano a fare le magie, come diceva prima giustamente Bob Alisic, non è la norma che le fa, sono le persone che le applicano. Quindi questo in qualche modo è uno strumento che è stato riconosciuto appunto come un valido ausilio a creare queste magie che le persone possono fare. La finalità dello strumento. Pascal Gov di fatto permette l'applicazione del sistema di valutazione basato sull'appendice A della 18091, che prende appunto spunto dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Di fatto gli indicatori sono collegati, l'appendice A ha una serie di indicatori semaforici e questi indicatori semaforici poi sono stati tradotti nello strumento. Quindi la sua finalità era proprio quella, aiutare nell'applicazione. Alla fine quindi che cos'è, che cosa fa e soprattutto che cosa consente? Consente a questi tre gruppi di soggetti di diciamo portare al meglio quello che è il proprio scopo e la sua diciamo unicità di azione, in quanto permette ai politici di valutare il livello di efficienza, come si diceva prima, efficacia e sostenibilità dei loro programmi di governo, esercitando quindi il loro mandato di dare indirizzi e soprattutto di controllare i risultati, perché alla fine la cosa fondamentale è riuscire ad implementare ciò che si è pensato, ciò che si è dichiarato e controllare che questo correttamente proceda per raggiungere quegli obiettivi di cui si parlava prima e per dare quindi concretezza e forza all'azione.
ai funzionari e ai dipendenti invece permette di conoscere le priorità e di operare in regime di pianificazione. Quindi molto spesso quello che può accadere è che le priorità non siano chiare o non siano condivise. Quindi questo strumento aiuta a condividere e in qualche modo anche ad allinearsi e soprattutto anche a farlo in maniera pianificata, che è l'altro punto. Molto spesso non si arriva a raggiungere gli obiettivi perché non c'è la visione chiara di quali sono i passi che devono essere fatti per arrivare all'obiettivo. E la terza cosa che è estremamente importante, che permette ai cittadini di verificare lo stato di avanzamento delle promesse che erano contenute nei programmi di mandato. Come si diceva prima, è fondamentale anche il fatto di avere cittadini che siano consapevoli dei loro diritti, dei loro doveri e li esercitino anche per appunto controllare e dare feedback a chi li governa, dopo tutto. Quindi nell'interazione alla fine si cresce tutti. Per cui questo strumento permette proprio l'allineamento fra queste parti, fra le parti interessate, in modo che possano armonicamente contribuire a raggiungere quelli che sono gli obiettivi e il benessere della comunità. Come siamo arrivati a questo strumento? Siamo partiti dal classico file Excel, immancabile, si comincia sempre da lì. Come primo strumento in cui era stato introdotto questo sistema di valutazione, collegato già al file Excel originario in cui c'erano appunto questi indicatori semaforici, già era stato pensato l'elemento chiave che poi era il piano di azione, perché a fronte di una valutazione, nel momento in cui questi indicatori non erano allineati con le aspettative, diciamo così, veniva messo in campo un piano d'azione per migliorare gli indicatori che erano disallineati. Quindi la chiave, quando si parla della pianificazione, la pianificazione è proprio nel piano, collegare una misura a come andrò a migliorarla. Il file Excel è stato usato sperimentalmente su 3 comuni dell'Associazione Qualità Comuni, Cernobbio, Cornate d'Adda e Loro Ciuffenna. E sulla base poi di queste esperienze, dei feedback anche che sono stati appunto ricevuti nella sperimentazione, sulla base dei primi risultati, si è pensato di sviluppare un vero e proprio portale web per la misurazione e la valutazione. Perché questo? Per 2 motivi. Uno, per poter garantire più facilmente l'elaborazione di questi dati e anche poterli più facilmente comparare. Quindi fare anche proprio benchmarking fra i comuni e anche mettere in evidenza nel tempo i miglioramenti. Quindi anche poter comparare e condividere le esperienze. Dall'altra parte, l'aspetto importante di pensare ad un portale web era di creare qualcosa che fosse più semplice da utilizzare e più immediato rispetto a quello che non può essere un file Excel, che comunque ha delle macchinosità e chiaramente non rende agevole la compilazione come può invece fare un tool vero e proprio. Quindi quando abbiamo pensato a come procedere, queste erano un po' le indicazioni che abbiamo tenuto in considerazione. E alla fine è nato il portale. Quindi Pascal Gov è stato messo online. Questa è la pagina d'ingresso. E una volta che ci si registra e si entra, si accede ad una pagina come questa. Vedete qui, io inizierei appunto dal sistema di valutazione, perché di questo abbiamo iniziato, quindi entriamo prima nel cuore, poi vi spiegherò il resto. Il sistema di valutazione è diviso in 4 aree, esattamente come l'appendice A, quindi c'è la parte per il governo locale sostenibile, la parte legata agli indicatori dello sviluppo economico sostenibile, gli indicatori per lo sviluppo sociale includente e quelli legati alla parte ambientale, quindi proprio alla sostenibilità. Come potete vedere qui, ciascun tema ha i suoi indicatori che sono appunto a semaforo e coloro che fanno la valutazione appunto semplicemente scelgono in quale dei 3 casi si trovano. E la cosa fondamentale avviene al momento della selezione,
perché nel campo note è estremamente opportuno dare una spiegazione, cioè perché io ritengo che i miei processi e le attività di governo siano attuati in modo responsabile, efficace ed efficiente. E qui, questo qui è proprio il momento chiave in cui ci si specchia. Quando Bob Aldrich prima parlava dello specchio, che è come un mirror, ecco, qui è il momento dello specchio, perché proprio la valutazione in quel momento crea consapevolezza di qual è la nostra situazione, di perché siamo a quel punto, e in quel momento nasce la riflessione per poter capire che cosa è opportuno fare. Questo strumento e l'appendice A della 18091 lo fanno, permettono di farlo in una maniera strutturata, in una maniera guidata. Questo è, diciamo, il valore che hanno questi strumenti di valutazione. Quindi, una volta poi data la risposta, naturalmente viene convalidata, questo si fa per tutto il percorso, e alla fine si arriva al piano d'azione. Nel piano d'azione sono riassunte, diciamo, tutti quegli indicatori che hanno dato. Naturalmente qui vi stiamo facendo vedere appunto un esempio. Nella parte del piano d'azione si vedono appunto solo i gialli e i rossi. E per quanto riguarda i gialli e i rossi, poi si procede con quella che è la pianificazione, appunto, il fatto di definire le azioni, le risorse, da dove provengono queste risorse, chi le deve attuare e quando le dovrà completare. Nel momento in cui che queste azioni vengono completate, e questo è il caso specifico dell'esempio che vi facciamo vedere, qui gli indicatori cambiano colore, perché da giallo diventano verde. E quindi in questo modo si dà anche evidenza del miglioramento che è stato introdotto ed apportato. Naturalmente io vi ho fatto vedere un caso di successo, perché questo è chiaro, quindi ringrazio il comune di Loro Ciuffenna. No, ma sono tutti casi di successo, diciamocela proprio. Però. Allora, vi ho fatto vedere quindi come funziona il piano d'azione e vi faccio vedere la dashboard alla fine. Perché? Perché giustamente nella dashboard c'è la sintesi di tutto il percorso. Quindi ciascun comune può vedere la statistica generale di quante risposte non erano conformi, quante risposte lo erano parzialmente, quante risposte erano conformi. Se hanno completato l'indagine, questo diciamo che è più utile mentre si è durante la compilazione, per vedere a che punto si è arrivati, soprattutto se magari appunto ci vuole anche un po' di tempo per raccogliere le informazioni, quindi anche questo è un momento di riflessione, di impegno, dove è importante metterci tutto quello che può essere utile per fare il miglioramento, e ci vuole un po' di tempo, come tutte le cose. Quindi qui si vede appunto quando sono completati. Qui invece si vede la sintesi delle risposte suddivisa nelle quattro aree, per cui questo è anche un sistema immediato per vedere dove ci sono i punti di debolezza da andare a colmare, o le allenabilità, diciamo così, laddove c'è da andare a migliorare. Si vede in maniera visuale molto bene. Qui si vede invece, nella parte dove si parla della tabella B1, si vedono appunto gli indicatori semaforici della prima risposta che è stata data. Di fianco invece si vede la situazione del piano d'azione. In questo caso voi potete vedere che di fianco alla colonna gialla delle risposte parzialmente conformi c'è la colonna verde, perché le azioni sono state completate, quindi il gap è stato colmato, analogamente per quanto riguarda quelle non conformi. Quindi questo in sintesi è come funziona lo strumento. Come vedete è uno strumento molto semplice, e nella sua semplicità sta anche la sua potenza, diciamo così, la sua forza, perché può essere usato da tutti quanti a qualunque livello, e soprattutto vive di ciò che, come tutti gli strumenti, di ciò che gli si mette all'interno. Quindi la cosa proprio fondamentale è utilizzare questo strumento come un percorso di accompagnamento e di consapevolezza. Questo strumento è anche peraltro in fase di aggiornamento, perché lo vorremmo meglio allineare alla 18091 attuale. Lui è nato quando c'era ancora il draft, diciamo, dell'ultima versione, quindi
e pensiamo appunto che possa ritornare poi completamente operativo e a disposizione, già lo trovate già sul sito web. Comunque dovrebbe tornare nella sua piena operatività a inizio del 2022. Ecco. Quindi intanto vi ringrazio. Grazie. Bene, grazie Cristiana. Adesso siamo entrati nel vivo dell'evento. Ci sono stati presentati i 39 indicatori, come misurare i 39 indicatori. Adesso noi andremo a vedere come Lucia Bonetti, docente dell'Università di Pisa, Gianluca Zaffaroni, responsabile dell'area tecnica del Comune di Limido Comasco, ci presenteranno gli indicatori di prestazione a supporto dell'applicazione dell'ISO 18091-2019, che è una nuova norma, questa è una nuova norma in fase di inchiesta pubblica finale fatta dall'Uni, in collaborazione tra l'Uni e l'Associazione Qualità Comuni. E do la parola direttamente a Lucia Bonetti, che insieme a Gianluca Zaffaroni ci presenteranno questa norma. Grazie Pietro, buonasera a tutti. Allora, appunto, il mio ruolo è quello di presentarvi questa nuova norma in fase di approvazione che, facendovi capire quella che è, insomma, la sua storia, tra virgolette, il suo percorso, prima di arrivare appunto ad essere definita come norma UNI, e poi appunto farvi vedere tramite l'aiuto del collega Zaffaroni nel concreto appunto gli aspetti proprio più operativi della norma, che ha un taglio diciamo un po' diverso da quello che siamo abituati a vedere per le norme UNI. Però andiamo per gradi. Allora, l'origine qual è stata? Beh, l'origine è stato un progetto che è partito dai 39 indicatori semaforici indicati a suo tempo nel rapporto tecnico dell'UNI, le linee guida per l'applicazione della ISO 9001 edizione 2008 alle amministrazioni locali, quindi diciamo un documento al momento datato che poi si è evoluto anche questo nel tempo, ma che comunque già presentava i 39 indicatori semaforici di cui ha parlato la Cristiana Panzeri. E a partire da questo documento l'Associazione Qualità Comuni, in collaborazione con l'UNI, hanno deciso di creare un gruppo di lavoro per la individuazione di una serie di indicatori quantitativi di prestazione per le amministrazioni locali. Cioè la differenza tra gli indicatori proposti dal rapporto UNI e questo nuovo lavoro era proprio quello di andarli a definire in via quantitativa. Sono stati individuati attraverso questo lavoro infatti 60 indicatori chiave. Diciamo che si sono ispirati inizialmente ai 39 indicatori semaforici che erano divisi nelle quattro aree del governo sostenibile, piuttosto che dello sviluppo sociale includente, piuttosto che ambientali. Però in realtà diciamo che il lavoro del gruppo ha portato a suddividere gli indicatori più che in queste quattro aree in riferimento ai processi dell'amministrazione locale a cui questi indicatori si riferivano. In particolare la suddivisione che abbiamo utilizzato, quella che viene utilizzata in letteratura, è la suddivisione tra processi principali o operativi, processi di supporto e processi di governo. Quindi questo documento, che appunto è stato pubblicato poi nel 2013 come prassi di riferimento UNI, appunto intitolato Amministrazioni locali, indicatori delle prestazioni, conteneva 60 indicatori chiave proprio appunto suddivisi, come vedete, 12 per i processi di governo, 25 per i processi operativi e 23 per i processi di supporto. È stato fatto in questa occasione uno sforzo notevole per cercare di
ridurre il più possibile il numero di indicatori, e proprio per questo, come vedete, sono indicati indicatori che sono cosiddetti trasversali. Cosa significa indicatore trasversale? Significa che è in realtà riferito a più processi, o più processi operativi o più processi di supporto. Vi faccio un esempio. Il rispetto dei tempi di emissione degli atti interni, piuttosto che il rispetto dei tempi di rilascio di alcuni documenti, sono riferiti non a un solo processo, ma a più processi, cioè a tutti i processi collegati a quei documenti. Faccio per dire, il processo di rispetto ai tempi di rilascio dei documenti è stato calcolato sulle carte d'identità piuttosto che sui permessi a costruire, quindi su alcuni flussi chiave scelti tra i servizi del comune che potevano essere misurati attraverso un indicatore di questo genere. Per cui lo sforzo è stato enorme e forse, diciamo, c'è stata effettivamente una enorme sintesi. Però diciamo che il documento è stato apprezzato, è stato scaricato da tantissimi utenti, al punto che nel 2018, quando la prassi di riferimento per sua natura è decaduta, è stato deciso di creare un gruppo di lavoro apposito per analizzare ulteriormente il documento e cercare di trasformarlo effettivamente in una norma UNI. Il gruppo di lavoro è stato formato da persone che avevano partecipato al lavoro dell'Associazione Qualità Comuni e dell'UNI per la PDR, integrato da numerose persone provenienti da amministrazioni locali piuttosto che da altre associazioni rappresentative dei principali stakeholder dei comuni. Il lavoro è stato svolto in pratica durante il periodo del lockdown, quindi l'abbiamo fatto fondamentalmente a distanza, e naturalmente per poter trasformare questo documento, che era comunque un documento datato, tra virgolette, perché è uscito nel 2013, abbiamo preso ovviamente in considerazione quelli che erano i documenti che nel frattempo erano usciti e che erano necessariamente da prendere in considerazione affinché il nostro lavoro e la norma risultante fosse coerente con appunto altri standard di riferimento. In particolare mi riferisco alla 18091 che è uscita definitivamente nel 2019 e che conteneva sempre 39 indicatori semaforici rivisti ovviamente rispetto alla versione precedente. E naturalmente, come è ovvio, abbiamo preso in considerazione quelli che sono i Sustainable Development Goals dell'Agenda 2030 dell'ONU. Quindi l'obiettivo era quello di creare una norma che prendesse spunto dalla PDR, ma che non perdesse di vista e presentasse indicatori che non fossero, che dovevano essere per forza di cose coerenti e integrabili con quelli di questi altri standard che erano nel frattempo stati emessi. Vi dicevo che la norma fa riferimento anche questa alla mappa dei processi, nel senso che comunque anche in questo caso abbiamo suddiviso gli indicatori in base alla tipologia di processi a cui si riferiscono, e i processi sono stati rappresentati in una mappa che, come potrete poi notare, è molto simile a quella presente nell'appendice B della norma UNI 18091, ma diciamo leggermente rivista, soprattutto per quanto riguarda i processi operativi, cioè li abbiamo distinti tra la gestione dei servizi per i cittadini, la gestione dell'ambiente e del territorio, la gestione dei servizi per le imprese. Poi ovviamente ci sono i processi di governo e i processi di supporto. Diciamo che la rappresentazione è la stessa utilizzata dalla 18091, c'è qualche appunto variazione per quanto riguarda i nominativi dei processi, ma ovviamente appunto si è cercato di rappresentare tutto quello che un'amministrazione comunale deve fare.
come, cioè non esiste una regola fissa per creare una mappa dei processi, per cui chiaramente noi abbiamo creato questo punto di ripartenza per poi andare a declinare tutti i nostri indicatori tenendo presente appunto che dovrebbero dovuto coprire tutti i processi indicati nella mappa. Il cuore della norma, come vi dicevo, è un po', come dire, diverso rispetto alle norme che siamo abituati a vedere, nel senso che di fatto la parte più importante è rappresentata proprio da questa tabella di indicatori. Indicatori appunto suddivisi per tipologia di processo a cui si riferiscono, quindi troverete indicatori per processi di governo, di supporto e processi principali. Questa volta gli indicatori sono molto più numerosi, sono 106 in tutto, 24 per i processi di governo, 29 per i processi di supporto e 53 per i processi operativi, perché siamo andati a ricercare un dettaglio assai maggiore sui processi operativi rispetto a quanto fosse stato fatto per la PDR. Questa tabella per ciascun indicatore presenta in prima battuta il fattore qualità, cioè il principio verso cui deve tendere quel processo a cui si riferisce. Poi l'indicatore vero e proprio, quindi la formula necessaria per calcolare l'indicatore e quindi i dati necessari per il calcolo, quindi dove andare a prendere i dati che servono per calcolare quell'indicatore. Quindi l'unità di misura che ne deriva, spesso si tratta di punto di rapporti piuttosto che di tempi, piuttosto quindi che di percentuali, quindi andare a vedere qual è l'unità di misura dell'indicatore e il periodo di riferimento, cioè in pratica ogni quanto dovrebbe essere misurato. Si spiega perché si è individuato quell'indicatore, qual è l'obiettivo, che cosa si vuole andare a misurare con quell'indicatore, e a quel punto si fornisce il riferimento a che cosa? La mappa dei processi che abbiamo visto, quindi si dice a quale di questi processi si riferisce quell'indicatore. Poi però nella tabella sono aggiunte altre due colonne. In una prima colonna c'è il riferimento all'indicatore del semaforico della 18091, perché come vi ho detto appunto abbiamo cercato una correlazione sempre anche con quelli, quindi per ogni indicatore ci sarà l'indicatore semaforico a cui si riferisce. Stessa cosa abbiamo fatto per gli SDGs, cioè per ogni indicatore troverete nella riga corrispondente anche il riferimento all'SDG a cui appunto questo indicatore può fare riferimento, in modo da in pratica che ci siano all'interno di questa tabella tutte le correlazioni possibili anche con gli standard già esistenti. Vi faccio vedere una slide che sicuramente non sarà leggibile, ma non è questo l'obiettivo, è semplicemente per farvi capire come è strutturata la tabella che andrete a vedere, in quanto ora passo, vedete quindi che avete il numero dell'indicatore, perché comunque sono numerati, il fattore qualità, indicatore, i dati per il calcolo, l'unità di misura, il significato, il periodo di riferimento e poi i collegamenti con gli altri standard. Quindi adesso passo la parola a Gianluca che vi farà vedere un po' più nel dettaglio questa tabella e quindi risulterà sicuramente più leggibile della mia. Intanto vi ringrazio per l'attenzione. C'è il microfono spento, non ti ho sentito niente. Gianluca, la macchina è in mano tua. Grazie Lucia. Ah, grazie Lucia, prima il microfono era spento, grazie mille per tutto quanto. Grazie Lucia per l'introduzione, grazie Pietro. Quello che abbiamo visto prima, la slide finale di Lucia, era praticamente ciò che si vede a livello cartaceo. Lo sforzo che abbiamo fatto ulteriore è stato quello di inserire tutte le informazioni che vengono dagli indicatori, dalla norma all'esame, in particolar modo tutti gli indicatori, in una forma che sia facilmente usabile da chi poi
usufruirà dello strumento. L'idea era proprio quella di far sì che tutta la strumentazione che ci permette di verificare un po' i nostri indicatori sia di facile uso, e lasciatemi passare il termine, consumo, proprio nel vero senso della parola, no? L'utilizzo deve essere molto facile e semplice, ma soprattutto ci deve dare anche tutte le informazioni. Noi abbiamo utilizzato un file Excel, in realtà è un file che è open source, quindi può essere utilizzato non solo da diciamo strumenti e software di proprietà, ma quelli che sono un po' in commercio, come può essere LibreOffice, OpenOffice, eccetera. All'interno di questo file abbiamo creato tutta una serie di schede. In particolare abbiamo una scheda importante che è quella che è la mappa dei processi, e poi siamo andati a creare quelle che sono le varie schede dei singoli processi con i relativi indicatori. Come l'abbiamo vista prima, molto velocemente nella slide, abbiamo le varie schede che riportano tutti gli indicatori riferiti a quella scheda. In questo caso stiamo guardando quella degli indicatori processo di governo, con tutto l'elenco dei relativi indicatori. Abbiamo le schede poi anche dei processi di supporto, con tutti i relativi indicatori, e anche quella dei processi operativi. Il lavoro che abbiamo fatto ulteriore, come diceva prima Lucia, era quello di interallacciare anche le altre informazioni. Noi all'interno abbiamo il fattore qualità, che è un po' l'indicazione macro di quello che riguardano i singoli indicatori, cioè la sicurezza dei cittadini, e gli indicatori che ne vanno a identificare un attimino un po' le caratteristiche. E sulla stessa riga abbiamo tutte le informazioni, i dati necessari per il calcolo, unità di misura, il significato, eccetera. In particolare, in fondo, andiamo a trovare i riferimenti, ad esempio, all'appendice A, oppure agli obiettivi ONU. Naturalmente la cosa che abbiamo fatto è proprio per rendere più leggibile il tutto, la possibilità di collegarli. Quindi, semplicemente collegandoci, andiamo a leggere già direttamente a cosa si riferisce quel tipo di indicatore, in questo caso indicatori semaforici. E qui possiamo già andare a vedere in quale posizione possiamo ritrovarci a seconda del risultato che abbiamo del singolo indicatore. Abbiamo anche delle schede che sono state raggruppate per i singoli indicatori, in questo caso è quello sociale riguardante l'indicatore del quadrante 3, degli indicatori semaforici, e qui abbiamo tutti gli indicatori che sono presenti nella norma raggruppati nelle singole caratteristiche degli indicatori semaforici nei quattro quadranti. Quindi abbiamo il quadrante sociale, ambientale, economico e istituzionale. Andando all'interno abbiamo i nostri indicatori che possono essere ben visti, letti, ma allo stesso tempo possiamo andare a vedere a cosa sono riferiti. Ad esempio in questo caso possiamo andare a vedere che è riferito a un quadrante del processo operativo. E da qui possiamo poi a risalire, andare a vedere e ricollegarci. Sempre all'interno delle righe della nostra tabella possiamo andare a vedere anche a quale diciamo obiettivo ONU è collegato. In questo caso il nostro indicatore è collegato a questo obiettivo ONU, che è il 3, che ci dà anche una definizione di quello che è proprio all'interno dell'obiettivo ONU. Perché usare Excel? Abbiamo pensato di usare Excel per un semplice motivo, perché Excel ci permette anche di poter inserire i dati. All'interno della riga degli indicatori noi potremmo andare a creare delle colonne in cui inserire i dati riferiti all'anno. Questo serve all'amministrazione per poter andare a controllare, monitorare
nel trascorrere del tempo com'è l'andamento su quell'indicatore. Allo stesso tempo è possibile fare tutte le selezioni degli indicatori. Tra l'altro è possibile anche andare a scegliere un indicatore semplicemente ricercandolo nell'elenco che c'è all'interno delle tabelle. Io potrei tranquillamente andare a vedere i progetti innovativi e in questo caso potrei vedere in che situazione mi trovo meno. Lascio la parola adesso a chi mi segue, che probabilmente farà vedere invece come è usata la tabella. Grazie. Bene, grazie Gianluca, grazie ancora Lucia, che ci eravamo dimenticati prima. In questi due interventi abbiamo visto, tra l'altro anche di questo stavamo parlando in assemblea, abbiamo visto i 39 indicatori semaforici come vengono utilizzati nell'intervento di Cristiana, e qui abbiamo visto come dei sottoindicatori possono andare ad aiutare questi 39 indicatori. È arrivato adesso il momento della certificazione multisite per i comuni, vantaggi e prospettive. Questo è un progetto sul quale la nostra associazione ha puntato molto, perché questa certificazione di gruppo consente diversi vantaggi che adesso e prospettive, perché effettivamente apre un mondo. Adesso ci verrà spiegato dal direttore di DASA Register, Riccardo Virardi, che ringrazio già in anticipo per essere venuto e per aver pazientato. Allora, io parlerò in piedi. And a little message for the foreign people. I'm sorry, my religion doesn't allow me to speak seated. Allora, grazie a tutti e buona serata. Prima di tutto chiedo scusa all'assessore, non l'avevo riconosciuta, la saluto adesso. Saluto sia voi e sia saluto anche alcuni amici che vedo collegati. Partiamo un pochettino dal concetto di certificazione, capire che cos'è una certificazione. Alla fine la certificazione è un processo di riconoscimento che una realtà, un comune, un'azienda rispetta un protocollo, una norma. Che cos'è una norma? Dovremmo ragionare su questa, perché il processo è semplicemente di riconoscimento. Quello che le norme negli anni sono diventati è una sequenza di buone prassi, non è null'altro che buone prassi. Quindi si tende a condensare, a sintetizzare delle buone prassi. Buone prassi vuol dire qualcosa che esiste già, che qualcuno ha fatto diventare una regola. Che esiste già e che qualcuno ha fatto diventare una regola, quindi cose che hanno già funzionato. Quindi il processo vero della certificazione è la qualità della regola che noi utilizziamo. Le norme diventano sempre più tendenti all'efficacia, cioè a un qualcosa che funziona bene, all'efficienza, a un qualcosa che funziona bene economizzando, e a cascata, ma non lo dicono mai, al benessere delle persone. Qualsiasi lavoratore che si trova a operare in un contesto organizzato che funziona con delle situazioni visibili lavora sicuramente meglio che in un contesto disorganizzato. Si è parlato di indicatori, si è parlato di misurazione. Perché si arriva agli indicatori? È un processo fisiologico. C'è un detto, guardate, che è tipico delle persone che lavorano in un'organizzazione, che dirigono un'organizzazione, che hanno a che fare con l'organizzazione, dice: nell'organizzazione ci sono tre cose importanti: misurare, misurare e misurare. E perché la misurazione è una cosa importante? La misurazione è una cosa importante per il semplice motivo che solo misurando noi possiamo identificare elementi sui quali intervenire. E identificando elementi sui quali intervenire, ovviamente in maniera oggettiva, riusciamo a fare miglioramenti. Questa tendenza alla misurazione la stanno prendendo tutte le norme. Un'altra cosa fondamentale, la norma ISO 9001 è 30 anni che è sul mercato e 30 anni che continua a duplicare i suoi numeri. Quindi la potete leggere come vi pare, però è un successo. Come sono un successo tutto ciò che nasce dalla 9001, che sono l'interpretazione pratica per un settore merceologico. Questa norma che abbiamo visto è un'interpretazione di dettaglio di una parte della norma applicata alla pubblica amministrazione.
ma la madre è sempre quella, perché si è ritenuto a livello mondiale che questo forse è uno dei migliori modelli di gestione. I modelli di gestione sono degli strumenti, però a capo del vertice ci sono delle persone. Quello che si è capito negli anni è che questo processo è direttamente collegato alla cultura manageriale di queste persone. Adesso gli diamo la nota a tutte e due. Alla cultura gestionale di queste persone. Più tra queste persone c'è competenza e cultura, più il modello funziona. I modelli decadono, non funzionano quando il management non ha questa cultura. Si pensa sempre che sia un qualcosa legato all'organizzazione interna, invece parte dalla testa. C'è un detto italiano meridionale che dice il pesce puzza dalla capa, ed è sempre così. E all'interno delle associazioni avete visto casi di eccellenza dove a capo c'erano delle persone con grande cultura manageriale, quindi competenze e capacità, e anche qualche modello purtroppo fallimentare, dove la certificazione non è riuscita ad andare avanti. E se andiamo ad analizzarlo, era legata agli indirizzi e alla capacità di chi la governava. Allora, la certificazione è un processo contrattuale, è un processo dove c'è un ente di certificazione, una realtà da valutare secondo una norma di riferimento. C'è un contratto che lega questa entità, l'ente di certificazione che caratteristica ha, è indipendente, non è coinvolto, non ha conflitti, non ha situazioni per cui ha pressioni o quant'altro, quindi dice la sua dal suo punto di vista. E che cosa ti dice? Ti dice semplicemente, guarda, su questi aspetti sei perfetto, sei ottimo, su questi altri aspetti non ci sei o devi migliorare. Il valore aggiunto dove sta? Nel dirti che sei ottimo? No, quello gratifica. Il valore aggiunto sta nell'identificare le cose che non vanno. E non vanno secondo che cosa? Secondo quelle che sono le buone prassi. Questo è il principio. La certificazione di gruppo cos'è? È una... Più che altro è un approccio contrattuale, se volete, è quella condizione dove una serie di realtà che fanno la stessa cosa, comuni nel caso specifico, decidono di certificarsi tutte assieme. Per fare questa cosa ci vuole un capogruppo. Il capogruppo nel nostro progetto è stato l'Associazione Qualità Comune. I comuni sono aderenti all'associazione e come vengono valutati? Non tutti assieme, vengono valutati a gruppi. Quindi un anno si stabilisce un gruppo, un anno successivo se ne stabilisce un altro. Come lo stabiliamo questo gruppo? Garantendo nel caso specifico almeno una valutazione ogni due anni. E poi lo si fa anche un pochettino secondo quelle che sono le criticità trovate negli anni passati. Che vantaggi ha una certificazione di gruppo? Il vantaggio principale è quello di ridurre i costi per cominciare, perché la componente economica ha anche un suo peso. Il secondo vantaggio è che negli anni in cui l'ente di certificazione non valuta i comuni si devono valutare tra di loro. Quindi comuni che si scambiano persone per valutare le proprie organizzazioni. E dov'è il valore aggiunto? Qua è il valore aggiunto, perché facciamo benchmarking, perché facciamo confronto, perché facciamo scambio di cultura. Certificazione è un processo puramente culturale, non c'è roba di fisica, di hardware, non c'entra nulla sta roba. È un approccio precisamente, prettamente, scusate, culturale. Questi sono i due vantaggi principali, quindi un discorso prettamente economico e un discorso culturale di benchmarking. Poi c'è un terzo vantaggio, che il modello una volta partito ammette il fatto che un altro comune interessato possa tranquillamente agganciarci. Quindi è un modello che si definisce scalabile, può aumentare tranquillamente. Veniamo un pochettino agli svantaggi. Lo svantaggio è uno solo, di fatto, che la certificazione è rilasciata alla capogruppo in prima battuta con le realtà associate. Questo cosa vuol dire? Che se una realtà associata perde i requisiti per la certificazione, perde il certificato, ma nel momento in cui la capogruppo perde i requisiti della certificazione, tutte quante nello stesso momento perdono il certificato. È chiaro che si lavora con buon senso, si lavora con l'intenzione di non perdere, ma di mantenere e migliorare. Io sono tra gli ultimi di quelli che hanno parlato. Voi dovete sapere che quando uno è l'ultimo che deve parlare è quello che conta meno normalmente, ma soprattutto la platea è già stanca. Quindi, dato che dopo di me dovrà parlare qualcuno ancora, io sarei sintetico e chiuderei qua. Grazie. Grazie mille Riccardo, grazie mille. E qui adesso appunto abbiamo visto un'esperienza pratica, questa della certificazione di gruppo per noi è un fiore all'occhiello, non è facile perché di fatto
l'associazione deve essere certificata, ed essere certificati comporta, più che essere certificati, avere un sistema di gestione che poi è certificato. Ecco, questo è un lavoro. Questo è un lavoro che richiede passione, che richiede tempo, come dicevamo prima, e qui c'è tutto quanto il filo logico. È importante questo qua, perché queste sono cose concrete. Infatti si è ritornati a parlare della misurazione. Cioè, noi dobbiamo misurare quello che facciamo, perché e questo serve anche per ciò che riguarda l'attuazione del piano del PNRR. Infatti, che cos'è che dobbiamo fare? Dobbiamo pianificare, perché ci arrivano dei soldi, dobbiamo pianificare per capire come li spendiamo. Dobbiamo spenderli, dobbiamo controllare che siano spesi bene, e se eventualmente ci fossero dei problemi li dobbiamo correggere. Beh, ecco, questo è il sistema qualità. Questo è il sistema di gestione che tutti quanti applicano e che un ente terzo certifica che viene fatto, e quindi c'è quella parolina magica del benchmarking che è venuto fuori, quindi questo scambio di opinioni, e questa è la ragione anche per la quale noi abbiamo fatto questo, abbiamo aperto questo evento a tutti quanti. E adesso, siccome qui il tempo è veramente poco e io non so se ci sarà tempo per le domande, dico già da ora, siccome qui la sala deve essere chiusa alle 18:30, dico già da ora che se eventualmente ci fossero delle domande, vi prego di farle, e adesso in chat vi metterà l'indirizzo della nostra associazione, all'indirizzo info@qualitacomuni.com, se non erro. Comunque vi viene in chat, quindi le domande le fate e noi provvederemo a tutte le persone che ce lo richiedono. Punto it, scusate, l'hai messo tutto giusto, punto it. Ripeto, info@qualitacomuni.it, un momento. E quindi tutti quelli che ne faranno richiesta verranno inviati gli atti del convegno. Adesso cominciamo con due esperienze. Sì, i magistrati, persone da fuori, che non solo gli associati. Sì, anche per i non associati. Ok, quindi adesso presenteremo due esperienze, come promesso, l'applicazione di quanto abbiamo detto, cioè quello che abbiamo detto si può applicare ed è una realtà. Adesso Angelo Seveso ci presenterà l'esperienza del comune di Rescaldina, e a seguire il sindaco di Loro Giuffenna ci presenterà l'esperienza di Loro Giuffenna. Ok, tenete presente il tempo. Allora, no, niente, io sarò brevissimo, solo per il fatto che comunque siamo riusciti, dandoci una mano a vicenda con il nuovo gruppo auditor e con i responsabili, con l'aiuto dell'amministrazione, chiaramente del segretario comunale, a trovare, a recuperare gli indicatori, a dare i numeri, tra virgolette, per circa il 70% degli indicatori proposti con la nuova norma. Quindi qui abbiamo, si possono vedere, non ve li sto a spiegare, perché credo che sia, intanto sono sui risultati del 2020, quindi un anno che è stato un po' importante per tante altre cose, non di certo per molte attività e molti servizi fatti dall'amministrazione comunale, dal comune. E poi importante, secondo me, alla luce di quello che ho potuto rilevare da collaborazione dei colleghi, poterli confrontare con gli anni a venire o con gli anni precedenti, e soprattutto magari confrontarli con gli altri comuni che hanno più o meno le nostre stesse, il nostro stesso numero di abitanti, il territorio sappiamo benissimo che sono diversi, però tra le nostre realtà poter confrontare questo tipo di indicatori che abbiamo rilevato. Ripeto, è stato un lavoro anche abbastanza difficile da far capire,
proprio perché abituati ad altri tipi di rilevazioni, bisognava mettere in pratica qualcosa che per molti erano anche delle cose nuove. Però diciamo che siamo arrivati a dare delle buone indicazioni. La mira è proseguire e fare sempre meglio, arrivare a 106 indicatori. In modo... Poi 106 probabilmente no, perché alcuni non sono proprio delle nostre realtà o della nostra realtà in particolare. Però riuscire comunque a confrontarli insieme, a confrontarci tra noi. Ecco. Tutto qua. Grazie. No, è aperta. Perché non mi sento? Ok. Toglio la condivisione. Sì, ciao. Non riesco più a aprirla. Eccolo lì sotto. Allora, grazie Angelo. Questo ci dimostra che tutto può essere applicato. L'unica cosa che serve è la buona volontà. E che poi dopo la buona volontà viene sempre ripagata, perché tutti questi queste informazioni ci servono per poter fare quella cosa che si chiama miglioramento, perché se noi non sappiamo dove siamo non possiamo sapere dove andare. Ok, quindi se non misuriamo non sappiamo dove stiamo, non sappiamo come fare, dove dobbiamo andare. Il problema di queste cose noi l'abbiamo sperimentato, è difficile introdurre la cultura della misurazione anche se tutto viene misurato, e le misure servono proprio per sono indispensabili per come dicevo per migliorare, e sono indispensabili anche per programmare in prospettiva. Adesso, last but not least, è il nostro sindaco Moreno Botti che ci racconterà qualcosa di tutto quello che ha applicato al comune di Loro Giussenne. Ti lascio la parola. Bene, buonasera a tutti. Sono Moreno Botti, non mi conosce. Sono sindaco del comune di Loro Giussenne. Loro Giussenne è un comune di 87 km quadrati, comune interamente montano, come si dice sempre, 21 frazioni, 14 cimiteri. Questo è un po' come si andiamo sempre a raffigurare il nostro comune, e come diciamo sempre anche un'altra cosa, che siamo stati veramente fortunati nel nascere un posto così bello. E dalla questa fortuna viene fuori la responsabilità, e soprattutto questa responsabilità si incrocia con il termine anche degli indicatori di prestazione. Io sono anche recidivo, sono il secondo mandato, e quindi confesso che sono stato recidivo, insomma. E mi colpì una cittadina che mi disse dopo l'elezione, la seconda elezione, mi disse: guardi sindaco, la prima volta l'hanno letta a preventivo, la seconda l'hanno letta a consuntivo. Bellissimo, guardi signora, questa me lo segno, perché ha perfettamente ragione. È chiaro che consuntivo poi alla fine è quella cosa che ti dimostra che fu nel popolo o nel mondo qualche modificazione nel tuo territorio l'hai lasciata. E questo qui ci si incrocia bene con il discorso degli indicatori di prestazione, perché poi alla fine l'indicatore di prestazione, l'uomo della strada arriva, ti bussa al comune, il campanello no perché non funziona, quello del comune, quindi dobbiamo trovare il modo di ripararlo, ma se bussa alla porta e ti domanda come vanno le cose, non è che gli puoi rispondere benino, abbastanza normale, gli deve rispondere 2,5 o 7,8 in questa oggettivazione. E soprattutto poi gli indicatori, questa mole di indicatori, perché poi alla fine, se volete andare a vedere nella relazione statistica del comune di Loro Giussenne, ci sono oltre 250 indicatori, pre-indicatori quantitativi e indicatori qualitativi.
abbiamo partecipato, come ricordava anche Pietro, insomma, al gruppo di lavoro GL40 per questi indicatori, abbiamo partecipato fin dall'inizio al discorso di Pascal Gov. Poi alla fine ci è venuto il dubbio, se quello mi bussa alla porta, perché non può suonare il campanello alla porta principale, in uno funziona, non vorrei sembrare il nostro non fosse un comune accessibile, ma come poter condensare questi indicatori per portarli a dei veri indicatori di scopo o di risultato. E quindi abbiamo applicato questi indicatori e li stiamo convergendo, questo è l'obiettivo che vorremmo fare per il prossimo anno, verso quattro macro categorie. Uno è quello appunto lo abbiamo chiamato valore territoriale netto, di dire, se un domani volessi quantificare il prima e il dopo della mia azione amministrativa e volessi vendere, e qui lo dico a beneficio di mi sta intercettando, insomma, è un esempio, volessi vendere tutto il territorio di Loro Ciuffin, quanto valeva prima e quanto vale successivamente. Da questo punto di vista faccio un esempio molto pratico e dire, abbiamo fatto un'ordinanza per vietare l'utilizzo su tutto il territorio comunale del glifosato, che è uno dei peggiori pesticidi. Ok, probabilmente se vendo il valore del comune di Loro Ciuffin, del territorio preordinanza rispetto al valore post ordinanza, sicuramente può essere sul mercato un valore maggiore. Quindi perché? Perché poi alla fine un valore alle nostre azioni bisogna riuscire a dare. Noi avevamo già impostato il programma elettorale della nostra lista a quei tempi, insomma, che si è chiamata Prato Magno Sostenibile. Prato Magno è la nostra montagna sacra, quella insomma che ci sovrasta, e abbiamo fatto il programma di mandato riferendo ogni azione del programma di mandato a uno dei 17 obiettivi dell'agenda 1. E quindi quello già ci portava verso l'utilizzo di questi indicatori, verso indicatori di sostenibilità. Perché poi alla fine l'altro aspetto è la sostenibilità. Quindi il valore territoriale netto ti porta a considerare una serie di situazioni davvero del prima e del dopo. Poi ci siamo anche, stiamo ragionando anche, l'abbiamo ragionato anche, mi sembra di averlo accennato anche l'anno scorso, al discorso della continuità operativa. In questa pandemia ci siamo trovati a giugno a fare una riflessione dicendo, ma se avessimo avuto attivi tutta una serie di circostanze operative all'interno del comune, avremmo e in che misura risparmiato ai cittadini i disagi, dal fontanello dell'acqua ai cimiteri, alle mascherine, abbiamo tirato fuori 92 indicatori di continuità operativa sui quali ci stiamo lavorando. È chiaro che una parte di questi indicatori di continuità operativa sono perfettamente correlabili o discendenti, anzi assolutamente discendenti da quelli che sono gli indicatori della 18091, da quelli che sono i 17 obiettivi dell'agenda 1 e di quelli che sono i 106 indicatori della norma di cui si parlava fino adesso. E alla fine poi c'è il discorso del PNRR. Io credo che oggi questo tema del PNRR, che alcuni sbagliano di no, PRNN, cioè credo che probabilmente sulla bocca di tutti, no? Probabilmente se si va a comprare due etti di bracciole da macellaio, ti chiederà un domani, ma lei li vuole discendenti dal PNRR o li vuole di una fattoria che non ha avuto, diciamo così, contributi? Io magari mi aspetto che magari anche in qualche omelia magari dice, figlioli, mi raccomando, insomma, il PNR. Quindi ora, cercando di estremizzare, e alla fine di una serata bisogna anche estremizzare, però il vero valore aggiunto della statistica e degli indicatori legati al PNRR non è solo la capacità di andare a pianificare le azioni conseguenti al raggiungimento di PNRR stesso, ma è alla fine l'ultimo dato che abbiamo messo nella nostra matrice di pianificazione, che è un file Excel di tante colonne, che non solo si sta dicendo che cosa vogliamo fare se il bando è stato presentato, che successo ha avuto, qual è l'importo che avevamo chiesto a finanziamento, quanto avremo di finanziamento, ma poi alla fine è l'ultima colonna, come in tutte le cose, alla fine è l'ultimo, il dato, quello più importante, ma qual è stata la compartecipazione del comune a questo finanziamento?
era un bando in cui ci finanziavano il 100% delle risorse richieste, è un bando in cui ci finanziavano il 90% e quindi ho messo il 10%. Alla fine verranno fuori due colonne, in cui ci sarà una colonna, i soldi che ha messo non il comune, la comunità, perché non ce li mette mai il comune, ce li mette la comunità i soldi, e quelli che siamo stati in grado di moltiplicare. Quindi se alla fine il comune di Loro Ciuffeno o altri comuni avranno messo di compartecipazioni nei fondi PNRR 100.000 euro, ma sono riusciti ad attivare 1 milione di euro, vuol dire che c'è stato un moltiplicatore di 10. E lì si ritorna, ecco perché dicevo che forse è un'omelia, ma non per, anzi, per questo devo dire che, perché comunque si ritorna a quello che è l'indicatore forse fondamentale, il compendio di tutti gli indicatori, che è la parabola dei talenti. Matte, quei 100.000 euro, quanto l'hai fatti fruttare? Perché poi alla fine si tratterà, alla fine di PNRR, di capire che in un piccolo investimento ci avrà portato un grande moltiplicatore di investimento. Perché se avremmo fatto, avremmo vinto solamente bandi in cui la compartecipazione era il 70% e 30.000 ridanno, è una cosa diversa. Aver vinto e partecipato bandi in cui la compartecipazione è così piccola che mi ha permesso di avere un mondo di moltiplicazione. Quindi gli indicatori come elemento di misurazione, ecco, è lì poi alla fine il discorso del consuntivo, cioè la valutazione a consuntivo, tutti saremo valutati a consuntivo, credo anche il buon Dio c'ha i suoi oltre 39 indicatori, lui ce ne ha 10, da cui discendono tutta un'altra popolazione e molto probabilmente, e qui guardo Riccardo, che quando ci diranno, insomma, dice, ma lei che si è occupata nella vita, noi diremo a San Pietro, guardi San Pietro, non so se è un aggravante o un attenuante, ma noi abbiamo occupato solo di qualità, probabilmente sarà un aggravante e non so come andrà a finire, però mi scuso, però a quest'ora credo sia giusto anche cercare di riportare le cose. Su questo speriamolo, questo, quello che ha detto appunto Riccardo, che se avremo migliorato la vita di qualcuno non sarà un aggravante, io ancora dubito che ce la potremo scampare, insomma, perché comunque, detto questo, credo che comunque quello che stiamo facendo noi, ci stiamo cercando, utilizzando questi indicatori, da andare a condensarli in dei macro indicatori di risultato finale, quindi davvero quanto si può migliorare in valore un territorio, ed è un algoritmo da creare, perché lo stiamo cercando di creare, e ci arriveremo in fondo, una continuità operativa, quindi una capacità di un'amministrazione di essere in grado di non interrompere mai i propri servizi, e poi veramente questo PNRR ci saremmo misurati, o vorremmo essere misurati, su quello che è il fattore di moltiplicazione, la parabola dei talenti. Grazie. Grazie Moreno. Bene, grazie al sindaco di Loro Ciuffeno, grazie Moreno che praticamente diciamo che ci ha fatto un intervento, ci ha fatto anche risvegliare ancora, perché qui dopo 4 ore è molto difficile portare avanti tutte quante le cose. Io penso che oggi sia stato svolto il tema che ci eravamo dati e quantomeno sono state presentate delle possibilità che sicuramente vanno approfondite, e noi ci proponiamo di fare altre sessioni di questo genere, soprattutto per i nostri soci, perché di fatto queste cose qui ci fanno crescere, e da un momento di scambi di vedute, un momento di coinvolgimento in novità e in prospettive nuove. Le abbiamo sentite sia dall'Italia sia dall'estero. Io adesso chiuderei, perché come vi ho detto c'è necessità di lasciare la sala, perché qui c'è il Consiglio Comunale, ripetendo che se le domande sono ben accette i relatori sicuramente risponderanno, ce le inviate per email come comunicato prima, e vi do appuntamento a tutti quanti per la prossima volta. Sperando di rivederci tutti quanti in presenza, perché oramai è il caso di ritrovarsi in presenza, perché siamo stati troppo lontani, sperando che il coronavirus sia clemente,
E ricordo anche a proposito di coronavirus che questo tipo di strumenti aiutano molto per gestire tutti quanti gli imprevisti che arrivano. Quindi ringraziando ancora tutti e soprattutto i relatori, che vorrei ringraziare ad uno, specialmente quelli che sono stati collegati dall'estero, ci diamo l'appuntamento per la prossima volta. Grazie a tutti. Thank you very much indeed to everybody. Thank you Carlos, thank you Bob, e grazie mille al sindaco di Boca del Rio. E buona serata a tutti e chiudiamo qui l'intervento. Carlos, hello Carlos. Allora, possiamo chiudere.